Cercavamo un ambasciatore di stile, all'Italia voleva tornare ad avere non solo praticità ma anche eleganza. Alberto Ferretti è uno delle icone della moda italiana, dell'istituzione della moda italiana, ci siamo incontrati, ha abbracciato il progetto, come diceva la stilista, ha pensato una settimana se accettare o meno perché comunque era un compito che lei non aveva mai affrontato. Noi siamo estremamente felici che l'abbia fatto, i risultati li avete visti, poi c'è l'aspetto ovviamente estetico e di gusto personale, noi siamo molto contenti perché esprime molto il tipo di brand che noi vogliamo essere, elegante, sobrio, con un'attenzione a qualsiasi dettaglio, perché il dettaglio che avete visto dal logo piccolino sui guanti a qualsiasi altro piccolo dettaglio che è stato studiato lo rimettiamo con un'attenzione maniacale anche sui nostri clienti, dall'essere puntuali a servire nel migliore dei modi a bordo. Alitalia lancerà anche una linea, diciamo, per i comuni mortali, non solo per i propri dipendenti? No, non la lanceremo, la lancerà la Berta Ferretti, a cui noi, parte dell'accordo, abbiamo lasciato l'utilizzo del nostro logo e lei anche oggi presenterà alcuni capi, felpe, maglioni, che avranno il nostro logo su, che per noi è un materia di grande orgoglio, nonché anche di diffusione del brand abbinato a un brand di altissimo livello come il suo. Scegliere Alberto Ferretti significa anche segnare in un certo senso un rinnovamento di un certo tipo di Alitalia? Sì, l'Alitalia che torna a fare l'Alitalia, mi permetterei di dire, nel senso che l'Alitalia è italiana, è profondamente italiana, l'Italia è in cima ai desideri di qualsiasi turista, nonché di qualsiasi persona che abbia voglia di viaggiare, poi bisogna trasformare quei desideri in realtà. L'Alitalia in questo modo riafferma fortemente la sua italianità, che poi riafferma anche attraverso tanti altri dettagli. Abbiamo aperto, come dicevo prima, pochi giorni fa a Fiumicino, nel nuovo molo, una lounge bellissima, 1000 metri quadri, disegnata dallo studio Piva, tutta realizzata con prodotti italiani, con sia materiali che la parte del cibo, con live cooking a bordo. A bordo abbiamo le poltrone Frau, abbiamo, cioè, l'italianità, però, come dicevo prima, un'italianità moderna che non guarda indietro ma guarda avanti, e la scelta di oggi è questo. Qual è stato l'investimento di Alitalia per queste divise? L'investimento non lo dichiariamo, diciamo che noi abbiamo un accordo con Alberta Ferretti che non ha comportato nessun tipo di esborso finanziario perché abbiamo avuto un accordo di scambio commerciale. Poi c'è la produzione ha dei costi, abbiamo fatto una gara, la produzione ha dei costi che comunque non sono one off, perché le divise vengono prodotte oggi, ma anche quelle che erano state prodotte prima stavano arrivando in un periodo di modifica e di sostituzione per il logoramento, per cui è una normale spesa. Nuove divise, una bella collezione, però nel Gallaratese c'è un imprenditore che ha ancora decine di scatoloni con le vecchie divise e ancora soldi in attesa. Questa non è una domanda. Questa è una domanda, cioè, sono anche soldi dell'Italia. Io mi occupo di quello che ancora non avete preso, di quello che è rimasto al vecchio produttore. Questo rispondo io perché il dottor Lazzarini non è... Si risponde a lei. Grazie. È un buon periodo comunque per l'Italia, visti gli ultimi dati, insomma. È un ottimo periodo. L'Italia dal 2012 fino all'anno scorso ha costantemente perso sia passeggeri che fatturato in un mercato che cresce, perché il mercato del trasporto aereo sta crescendo in tutto il mondo, Italia compresa. Quindi l'Italia di prima non riusciva a intercettare la crescita, ma addirittura diminuiva sia di passeggeri che di fatturato. Noi quest'anno abbiamo registrato nel primo trimestre dell'anno una crescita del fatturato del 6,4%, che se addirittura confrontassimo con lo stesso valore del cambio euro-dollaro rispetto allo stesso periodo dell'anno prima sarebbe una crescita a doppia cifra, più del 10%. A maggio abbiamo annunciato 7,6% di crescita di fatturato, 4% di crescita di passeggeri, addirittura 7,3% di crescita di passeggeri a lungo raggio. Per giugno abbiamo delle previsioni decisamente importanti su questo passo, se non addirittura meglio. Quindi è un'azienda che è ripartita dal punto di vista della soddisfazione del cliente e i clienti tornano a volare con noi, è ripartita anche dal punto di vista operativo. A gennaio si è stati la compagnia più puntuale al mondo, oltre che essere ovviamente di conseguenza quella in Europa, in febbraio la prima in Europa, a maggio ancora la prima compagnia in Europa per puntualità. Quindi, ed è uno dei segni che, lavorando molto sull'efficienza, sull'anche ascoltare e lavorare bene con qualsiasi team dell'azienda, la puntualità per esempio è proprio il classico esempio in cui riesce a ottenere la puntualità se ogni singolo pezzo dell'azienda funziona. Ma c'è preoccupazione per la Commissione Europea che poi si esprimerà dopo l'estate? No, la Commissione Europea deciderà, sentiremo cosa. Grazie. Nome, come qualifica, scusi? Sono Fabio Maria Lazzarini, Chief Commercial Officer di Alitalia. Grazie. 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 Grazie.